Loris, quarta edizione di Super Giù, non potevi mancare a tutte le edizioni, da quando c'era il salotto Parliamone, da allora sei ospite fisso praticamente. No, non la posso fare un'edizione senza di te. Si coincide con la mia quarta edizione del mio piccolo teatro di Loris e Lucilla. Abbiamo iniziato insieme. È vero, appena detto quarto ho pensato subito, sì, abbiamo iniziato insieme, è stato un inizio per me fortunato, non so per te. Non lo diciamo, lo pensiamo ma non lo diciamo, di questi tempi è meglio non dirlo. Io vedo tramite Facebook che il tuo teatro, il tuo piccolo teatro va alla grande, nel senso che gli spettacoli ogni anno ne fai di nuovi e fai sempre il pienone. La vera magia è quella, ci meravigliamo noi stessi di come riusciamo ad occupare 80 sedie. Abbiamo fatto una quindicina di repliche, sempre pieno. E la cosa più assurda è che viene gente da Modica e da Ragusa, che è lontana da Siracusa, cioè venire a vedere me. Boh. Perché tu sei, diciamo dove sei, perché loro dice Modica e Ragusa, pensano che siamo a Palermo. Invece no, il tuo teatro si trova a Floridia, provincia di Siracusa, che è il paese dove io abito con la mia dolce metà. Che poi non è tanta dolce metà, è tutta intera, bella, rotondetta, Lucilla. Tu dici sempre che non è metà, anzi. No. È tutta intera, anzi ora è diventata il mio corpo di ballo. Invece di avere sette ballerine sono tutti con... E lei dice che non balla, infatti rimballa. Scherzo, mando un bacione. Magari la faremo vedere. La faremo vedere, sì sì. No. No, dice di no. Dice, dietro la telecamera dice no. Dice di no anche perché stanotte abbiamo finito uno spettacolo. L'altro ieri abbiamo fatto un'altra ospitata a Palermo, infatti ci troviamo a Palermo, sono a Palermo, sono di Siracusa, ma in questo momento sono a Palermo. Non dovevamo dire, facciamo finta che Super Giù era a Siracusa, a Floridia, ed eravamo venuti da te a fare un'intervista, perché devi dire tutti i segreti? Non siamo a Palermo, siamo dietro il camerino. Ma l'ha maledetto. Siamo nei camerini del piccolo teatro di Loris e Lucilla. Questo già mi piace di più. Loris, oltre ai tuoi spettacoli che sono sempre nuovi, perché tu, devo dire, fai un'ottima ricerca in giro di tutta questa attrezzatura, che devo dire ho scoperto che è costosissima, per cui sono tanti sacrifici pure, parti, li vai a prendere, li rivendi tu, insomma, per essere sempre... Ci si aiuta anche Facebook ha dato una grossa mano, perché tra colleghi ci si conosce e ci si... cosa hai da vendere, io ti posso proporre questo, dunque facciamo girare le illusioni, dunque così rinnoviamo anche il repertorio. Infatti dallo spettacolo che ricordi tu, che era Ridere che magia, adesso c'è il nuovo spettacolo che si chiama Il baule delle meraviglie, versione seriosa, versione anche per grandi, mentre io ho portato una versione ridotta a Palermo del baule delle meraviglie l'anno scorso. Al teatro di Tirammo, ricordiamolo. Al teatro di Tirammo, saluto tutta la famiglia Bardinello. Dacci dentro bianco, spunta quello nero. Dacci dentro nero, spunta quello bianco. Facile. Facile. Loris, so che c'è una novità quest'anno, che sono dei corsi che tu terrai insieme. Anche Lucilla ci sarà? O sei da solo? No, siamo insieme. Diciamo, il corso lo tengo io, ma lei mi dà una grossissima mano, innanzitutto per tutto le dispense che poi devo dare ad ogni corsista. Stiamo aprendo la prima scuola di clown e clownoterapia, infatti l'ho chiamata Accademia Clownesca. Sinceramente il nome me l'ha dato Homer Simpson. c'è Miki che piange. Miki, che c'è? Lui gli vuole... piace l'idea del clown. No, perché lui è come un attore, un cane attore, no? Ogni tanto vuole partecipare, quando vede telecamera lui vuole essere inquadrato, in questo momento non lo stanno inquadrando e piange. So, questo corso per chi è? Allora, il corso è aperto a tutti, dai 17 anni in su si possono iscrivere, è aperto dal semplice ragazzo o ragazza che voglia fare anche l'animatore, o è rivolto agli infermieri, ai dottori,
per poter fare pure la clown terapia, che il clown, la clown terapia lo può fare anche un ragazzo non che studia medicina, cioè, ma che ama anche andare non per forza nelle corsie dell'ospedale, ma in un centro anziani, in un oratorio, e tutte, cioè, due luoghi dove ci possa essere una comunità, una convivenza con gli altri. Quanto dura il corso? Sono 30 ore, 20 ore di tirocini e 10 di pratica. È difficile, vero, essere un bravo clown? Ma sì, sinceramente sì. Cioè, fare il clown seriamente è un gioco di parole strano. Clown seriamente è difficile. Devi saper prima, secondo me, aver vissuto e aver capito... Cioè, devi riuscire a diplomarti, nel senso, a ridere, o meglio, a piangere ridendo. Cioè, il vero clown è colui che ha saputo interiorizzare un dolore e poi trarne frutto. Non è che... non è il pagliaccio, la parola pagliaccio viene suonata, cioè suona male, dici pagliaccio, no, dietro c'è tanto lavoro. Infatti i più grandi clown comunque nella vita erano magari abbastanza depressi, avevano problemi, erano molto cupi, cosa che grazie a Dio non succede con le nuove leve. Cioè, il clown può essere anche allegro sempre, però maturo, ecco, non con la testa per aria, consapevole della propria realtà, ma riuscire a non a sdrammatizzare, a cogliere il lato buono di qualsiasi storia che può capitare. Ma dato che sei qui, ce lo fai un giochetto, qualcosa di magia? Ecco, per fare un buon clown o un buon gioco di magia ci vuole la mente libera e che possa spostare le cose. Allora ce ne possiamo andare, Loris, e tu ci vuole la mente. No, io non farò nulla. Guarda, devi prendere questo lo tengo io, devi prendere questo bullone col dado e inserirlo lì dentro. Prima controllare, tutto ok? Sì. A vita. Devo, ecco, abitarlo tutto sino alla fine? Dove vuoi tu, a metà, come vuoi tu. Allora, in questo caso... Tu hai fatto un'azione che la tua mente ti ha aiutato a farla, naturalmente. È arrivato un messaggio al braccio per avvitare cose. Allora, guarda, tieni tu il microfono. Allora, come puoi vedere, ok? Non si muove. Ma basta concentrarsi con la tua mente. Mm-hmm. Ping. Difficile. Ping. No, guarda, un ponte, facciamo un ponte. Guarda che succede. Controlla. No, controlla, non sto scherzando, poi abbiamo fatto cortocircuito. Aspetta, scusa, ritieni il microfono. Puoi controllare attentamente tutto. Io lo rimetto. Ok? No, sì, tieni. No, non ci sono pulsanti, tu strigi, che strigi. Il gioco sta nel crederci, dunque... Perfetto, è qua. Ora io lo guardo attentamente. E tu devi concentrarti e pensare di svitare veramente il bullone. Bravo, hai visto? Guarda. Olè. Magia. La mente funziona. A Super Giù succede questo ed altro. Grazie, Loris. Allora, non aspettiamo la prossima edizione. Adesso magari noi facciamo qualche altro giochetto, ma non adesso, per le altre puntate. Ci incontreremo a Super Giù. Ciao!